inizio è l'Annunciazione. Questo episodio, ampiamente descritto nel Vangelo di Luca, ha costituito il soggetto di grandi capolavori dell'arte figurativa. Un esempio straordinario è l'opera di Simone Martini, interprete del gusto raffinato e aristocratico del gotico senese. In modo originale, l'artista ha saputo cogliere l'attimo in cui l'arcangelo Gabriele si è posato davanti a Maria. Questa, sorpresa, sembra ritrarsi in un gesto di umano pudore, sottolineato dall'atto di proteggersi con il manto. Il disegno elegante, la preziosità della veste dell'angelo e la profusione dell'oro concorrono a creare un'immagine in cui il divino diventa percepibile. La luce, che proviene dalla colomba dello Spirito Santo e dagli angeli cherubini, si riverbera sul fondo oro, sottolineando il valore delle parole pronunciate da Gabriele: Ave gratia plena, Dominus tecum. Ma la poesia dell'opera nasce dal non dimenticare particolari reali, che, come il ramo d'ulivo, il vaso con i gigli, il pavimento marmoreo e il libro della Vergine, coniugano la spiritualità con i valori terreni. L'Annunciazione di Simone Martini è una tempera e oro su tavola, datata e firmata 1333, eseguita con la collaborazione di Lippo Memmi. Ai lati della tavola centrale sono i santi Anzano e Massimo. In an original and modern way, Simone Martini knew to take the moment when the Archangel Gabriel is standing in front of Mary. Simone Martini, originario di Sovre Siena, is a Brasil Archangel Gabriel, che è nacaliena, pierre di Maria.